Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Agostino Di Bartolomei nasce a Roma nel 55, nella borgata di Tormarancia, quartiere popolare della capitale a due passi dalla Garbatella. E lì dà i primi calci ad un pallone, nel campetto dell'oratorio San Filippo Neri. I punti, le virgole, i punte e virgola. No, quelli sono i peggiori, perché vabbè, il punto serve a terminare una frase, la virgola serve a fare una breve pausa. Ma il punto e virgola, ma mi ci sono incaponito, sono anche andato a guardare sul vocabolario. Dice che serve a scandire i membri di una enumerazione complessa. Metto il punto. Ma io sto qua perché mi piacerebbe parlarvi di Garbatella Football Club, cioè uno spettacolo a cui tengo in modo veramente particolare, perché Garbatella Football Club è un omaggio a Agostino Di Bartolomei, grande storico capitano della Roma, è un omaggio al calcio, è un omaggio a tutti quelli che hanno voglia di ascoltare una storia di vita vissuta, che parla d'amicizia, d'amore, insomma, attraverso la metafora del calcio. E come tante volte nella semplicità uno trova le risposte. Questo è il messaggio di Garbatella Football Club, spettacolo divertente, brillante, però anche un po' profondo. Agostino Di Bartolomei rimarrà sempre nei cuori dei tifosi, dei parenti e degli amici. Amici come Marco, il protagonista di questa storia che vi stiamo per raccontare. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. È uno spettacolo che abbiamo detto, parla di calcio attraverso la storia di questo calciatore che è stato un panchinaro cronico, cioè uno che ha sofferto nella vita, uno che sta in panchina è tosta. È un panchinaro cronico della Garbatella, cresciuto sul campetto del San Filippo Neri, dove ha incontrato Agostino Di Bartolomei, che è cresciuto là, anche se era di Tormarancia, e è cresciuto con questo mito, con questo punto di riferimento. Perciò ogni volta che faceva un passaggio importante della propria carriera, o anche umana, si rivolgeva a questo Tino, che era il suo amico del cuore, e si confidava, si sfogava, e specialmente uno che sta in panchina tanto tempo si sfoga parecchio. E poi un giorno riuscirà anche a giocare la partita della vita, che è quella, la finale, diciamo, di Coppa Campioni, di chi gioca in Serie B e che sta sempre in panchina. Cioè una partita importante da titolare, questa è la sua finale di Coppa dei Campioni. La giocherà, però non mi svelo il finale, e entrerà in crisi, proprio per questo se ne andrà in Africa a trovare se stesso e a trovare tante risposte. E la fortuna qual è? È che in Africa trova una suora che parla un po' così, no? Che gli spiega tutti i misteri della vita e anche come si prega, come bisogna andare in giro. La metafora del calcio qual è? È che il nostro Signore Gesù Cristo è come un allenatore di pallone. Quando ha capito che è arrivato il momento tuo, quello prende e te butta in campo. E questo è bellissimo. Mi piace, io faccio questo spettacolo soltanto per poter dire questa frase. Quanto mi diverto da solo. Ho giocato in una squadra che non vediamo, di spinta. No, per farvi capire, questa è la figurina della mia squadra, questa qua, ho giocato pure in Coppa Italia. E il Juventus? Sì, la Juventus gioca in Coppa Italia, sì. E Juventus? Ho capito, conosci la Juventus, bravo. Tu, Juventus? Ah, no, io no, io Cesena, ma io te ho uguale, però Cesena, oh. Ragazzi, Cesena, una cittadina strepitosa, Cesena, vicino a problema, voi non conoscete Cesena, ma Cesena... È presente l'Italia, se questa è l'Italia, qua presso a poco c'è Cesena, Cesena. Tu c'hai molto Appennino là, però. Lascia aperta, non mi vedo dove è. Cesena, vicino San Marino, Rimini, Riccione, Reggio Emilia. Juventus, ho giocato nella Juventus. Ciao,
sono Ida Basile e sono anch'io una dei protagonisti dello spettacolo Garbatella Football Club. Interpreto la suora, Suor Genuflessa, che è uno dei personaggi che Marco Andreozzi, il protagonista della vicenda, interpretato da Michele La Ginestra, incontra nel suo viaggio in Mozambico. È stato difficile perché giustamente è un personaggio anziano, quindi a livello di fisicità e di voce ho dovuto lavorare molto. È l'unico personaggio che parla in dialetto, quindi io sono appena uscita dall'accademia, quindi ho dovuto fare un lavoro a ritroso, al contrario. Di solito una persona si aspetta un'attrice che dizione perfetta, invece no, io ho dovuto studiare un dialetto inventato che non so, un po' marchigiano, un po' della ciociaria, per attribuirlo a questo personaggio. È insomma molto simpatico, è uno spettacolo in cui si ride e si riflette, quindi mi raccomando, vi aspettiamo al Teatro Golden, non mancate. Ciao. Su Bavusta, ragazzi, acculturatevi, su Bavusta, mica dico su, oh, su Bavusta, ma che non sapete? Imperatore romano, Augusto ha fatto una come Giulia Agricola, Lucia Sestia, Cincinta e femmina, ed è la moglie di Fellini. Ciao a tutti, sono Giulio Benvenuti e sono uno dei coprotagonisti dello spettacolo Garbatella Football Club con Michele La Ginestra. Interpreto il professore, che sarebbe il padre di Caterina, ovvero la moglie, la prima fidanzata di Marco, il protagonista. E interpreto anche il primo allenatore di calcio di Marco, sempre il protagonista, e sono due personaggi che sono abbastanza lontani da me perché comunque sono più grandi di età, quindi è stato un bello studio del personaggio anche sulla fisicità, sulla voce, vari cambi di voce, modulazioni. Sono uno appena uscito dalla Golden Star Academy, la scuola che si tiene proprio qui al Teatro Golden, e questa è una delle mie prime esperienze lavorative insieme a Michele. Infatti è stato un piacere, un onore lavorare con lui, essere diretti anche da lui, quindi anche tutte le sere stare in scena con lui e capire in diretta anche un mestiere, apprendere dal vivo. Adesso possiamo perdere questo fatto dei nomi, adesso è importantissimo che attizziate le orecchie, perché adesso metto a disposizione tutta la mia esperienza, molteplici di calcio, che non è da poco, perché io sono stato io a spiegare voi gioco calcio, ok? Attenzione, ragazzi, io giocavo a un bellissimo livello, io giocavo a Serie B sta proprio qua sopra, No, sopra sopra c'è la Serie A, ma subito sotto c'è la Serie B. Ciao, sono Alessandra Micozzi e faccio parte del cast di Garbatella Football Club con Michele La Ginestra. Io interpreto il personaggio di Caterina, ossia sua moglie, e un personaggio è un po' superficiale come ragazza, si innamora di Marco, cioè Michele, solo perché fa parte, gioca nella Roma Primavera, quindi per lei è assolutamente una cosa bellissima, wow, un giocatore che gioca nella Roma, però in realtà non è innamorata di lui, infatti poi lo tradirà con un altro personaggio che è quello di Mimmo. E oltre a questo personaggio, che è il personaggio un po' più di spicco, faccio anche il personaggio dell'africana, dove mi sono molto divertita perché è totalmente diverso da me, però è molto divertente. Cos'è essere Garbatella? Garbatella è un quartiere di Roma dove nascono i mediani. Augustin è la nota colorata, diciamo, questo bambino che rappresenta un po' la gioia, il gioco che c'è in questa bellissima Africa che vivono questi personaggi. Un bambino piccolo, il secondo, tra l'altro, bambino piccolo che interpreto grazie a Michele, perché pure nell'altro spettacolo lui facevamo un bambino. E questo è un personaggio che rappresenta appunto la gioia, la spensieratezza, la vivacità di tutto quello che avviene lì. E anche se hanno un pallone, per loro è veramente tutto. Infatti amano giocare a pallone, amano le piccole cose. Ecco qua. Ah, tu te, perché voi come voi sarete calciatori del Garbatella Football Club! Questo spettacolo viene fatto al Teatro Golden, ma non è un caso, a parte che c'è un'amicizia col Teatro Golden, che è una cosa bellissima, ma il Teatro Golden è un teatro anomalo, non c'è il palcoscenico. Cioè noi adesso in questo momento stiamo sul palcoscenico, ma stiamo a livello
terra, noi siamo come in uno stadio di calcio, cioè piano piano, adesso io mi giro piano piano, guarda, ve lo faccio vedere, il pubblico sta proprio, ma non uno stadio olimpico che c'è tutta la pista intorno, no no, uno stadio di quelli nuovi, che c'è il pubblico, l'afflato del pubblico che si sente, che urla, che partecipa con te, che si distrae pure, quello è tosta quando si distrae, e tu perciò lavori a 270 gradi. Perciò vale la pena, è tipo un'arena, eh? Tu ti butti in mezzo all'arena e reciti con loro. Ogni tanto mi parte il pallone, perché io gioco col pallone, questo pallone qua. Ogni tanto, dato che io sono un po' zoppo di piede, come si dice a Roma, ho i piedi fucilati, allora ogni tanto il pallone, io sto qua palleggiando così, prende e mi parte. E gli spettatori me lo ridanno indietro. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...